Appartamenti del Comune di Napoli dati in uso per fitti bassissimi ad associazioni e privati la cui posizione non è chiara. È così che il capoluogo partenopeo consuma la sua affittopoli. Per contrastare il fenomeno arriva una delibera di giunta per incominciare a mettere ordine nella bambella di associazioni che usufruiscono di locali comunali a canoni super agevolati. Gli uffici comunali hanno già provveduto a ricostruire l'elenco delle associazioni che hanno goduto di condizioni di favore in questi anni in virtù di delibere precedenti il 2011 che talvolta non erano consone ai regolamenti. Regolamenti che risalgono al 95, che negli anni sono stati spesso disattesi. Il sindaco Luigi De Magistris nei giorni scorsi aveva smorzato le polemiche dicendo che le case del comune con affitti agevolati sono affidate a famiglie poco abbienti. Ma come rispondono gli affidatari di tali appartamenti? Ci troviamo nel centro storico di Napoli, dove gli abitanti delle case del comune denunciano una situazione che non è delle migliori. Siamo abbandonati da tutti, dal sociale, dal comune, la dottoressa che si dovrebbe dirigere, siamo abbandonati da tutti. Loro stanno interessati, è questa dottoressa Amato che si interessa o non ci interessa proprio, siamo abbandonati, questo è. Io ho sentito pure che ci stanno gli abusivi nei depositi. Pago 43 euro al mese, compreso il condominio e tutto questo. Come peggiore non ci possiamo lagnare. L'unica cosa positiva è solo questo che si aiuta. Poi con i minimi stipendi non si può vivere e qua nessuno si interessa.